Ciao a tutti amici di ZooPlanet, è il momento di guardare insieme un nuovo video. Siete pronti? Oggi ci occupiamo degli animali belli e pericolosi. In natura ci sono specie di animali belli da vedere quanto pericolosi per l'uomo. Non succede sempre. Alcuni di essi generalmente sono buoni con gli umani, ma a volte possono essere davvero pericolosi. Altri animali sono invece molto belli, ma non amano proprio farsi avvicinare dagli umani, quindi meglio stare alla larga. Ma prima di guardare questo nuovo video c'è da fare un paio di cose molto importanti. Mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale e per non perdere nessun video ricordatevi di attivare la campanella. La Terra è piena di animali bellissimi che ci affascinano tanto che vorremmo toccarli, ma quasi mai è una buona idea. Questi animali spesso sono decisamente territoriali, oppure non amano particolarmente la compagnia di estranei. Allora il miglior consiglio è di stare alla giusta distanza, perché a volte c'è da scappare a gambe levate. Allora siete pronti? Al decimo posto, c'è un animale che vive nelle fredde acque dell'Antartide, e si chiama foca leopardo. La foca leopardo ha una forma del corpo lunga e muscolosa, un po' diversa rispetto alle altre foche, è molto conosciuta per la sua testa che ricorda un rettile, e per le sue mascelle molto grandi rispetto alle dimensioni del suo corpo. È considerata una delle migliori predatrici della zona. Quando gli esseri umani e le foche leopardo si trovano faccia a faccia, le cose non vanno sempre bene. Come altre specie di foche, le foche leopardo inseguono o cercano di mordere gli intrusi. Inoltre sono più propense ad attaccare gli esseri umani sul bordo del ghiaccio, con intenzioni non proprio amichevoli e le cose non sempre sono finite tanto bene. Al nono posto, si trova l'animale simbolo del WWF, il panda. Il mammifero che fa parte della famiglia degli orsi e che vive in Cina ha un manto bianco e nero, inimitabile e conosciuto in tutto il mondo. Conosciamo il panda come un animale placido, che passa il tempo a mangiare tranquillo. Molti però si dimenticano che il panda è comunque appartenente alla famiglia degli orsi. Questo vuol dire che sono estremamente territoriali, e sono in grado di muoversi molto più rapidamente di quello che si possa pensare. E sono aggressivi, molto aggressivi per difendere il proprio territorio. Le sue zanne ed i suoi denti sono in grado di fare gravi danni all'uomo, meglio stare alla larga. All'ottavo posto, il cigno. Il cigno è l'animale che per noi è uno dei migliori simboli dell'eleganza e dell'amore, peccato che abbia davvero un brutto carattere. Questo uccello acquatico, che vive generalmente nelle aree con specchi di acqua bassa, hanno il collo lungo ed elegante ed un'apertura alare che può sfiorare anche i 3 metri. Questi eleganti animali però possono rivelarsi particolarmente aggressivi, anche per motivi non legati alla presenza dell'uomo. È accaduto che abbiano attaccato gli uomini solo perché era arrabbiato con i suoi cuccioli. Anche in questo caso mai avvicinarsi, soprattutto se siamo in acqua, sono molto grandi e in acqua si muovono molto più velocemente di noi. Purtroppo sono accaduti anche alcuni fatti tragici. Quindi guardali da lontano. Al settimo posto, ecco il formichiere, un animale che ci ispira tanta simpatia per le sue forme tanto particolari e per il suo modo curioso di mangiare. La sua ricerca di formiche ed insetti con la sua lingua ed il suo naso è instancabile. Pochi però, si dimenticano che è un animale dotato di zanne davvero forti e appuntite. Se vogliono mangiare, devono scavare ogni giorno tante buche in terra. Se poi vengono avvicinati dagli umani, questi animali che sembrano non molto atletici, possono diventare molto veloci ed aggressivi. I graffi provocati dalle zampe del formichiere possono infliggere danni gravissimi all'uomo, le testimonianze di alcuni incidenti lo confermano. Consigliamo di ammirarli da lontano senza disturbarli. Al sesto posto, troviamo il diavolo della Tasmania, è un animale che si trova solo in Tasmania ed è molto particolare come forma. Si tratta di un animale non tanto grande e dal corpo tozzo, tolta la coda non supera i 60 cm. Una caratteristica distintiva di questo animale è la grande bocca dotata di denti aguzzi. Di solito non attacca l'uomo, piuttosto rimane immobile per capire cosa può accadere, ma è molto veloce e può essere molto aggressivo se si sente in pericolo. Le sue zanne ed i suoi denti sono molto pericolosi. Sono grandi predatori di animali da cortile come le galline.
Al quinto posto, c'è l'elefante, animale a volte amico ed a volte nemico dell'uomo. Nella storia gli elefanti sono stati compagni fedeli dell'uomo, aiutandolo nei lavori più pesanti in modo instancabile. Sono animali intelligenti, e sono in grado di essere incredibilmente delicati nelle interazioni con l'uomo. Allo stesso tempo, in condizioni inaspettate possono rivelarsi davvero pericolosi. I motivi di questi improvvisi scatti d'ira sono ancora oggi difficilmente comprensibili, soprattutto con gli elefanti nati in cattività. Gli elefanti selvatici vanno in ogni caso evitati perché sono animali che non esitano ad attaccare per difendere il branco. In quarta posizione, il pesce palla. Il pesce che non tutti vogliono mangiare. Chiariamo subito, il pesce palla non è pericoloso per l'uomo, non lo attacca, non è un animale aggressivo. Sono gli uomini che un po' si cercano guai. Questo pesce dalle forme curiose, che si difende gonfiandosi e mostrandosi più grosso di quello che sia, ha un segreto molto pericoloso. La sua carne è incredibilmente velenosa. Se viene mangiata così com'è, provoca la morte quasi certa negli uomini. In Giappone però c'è un vero culto per la carne di questo pesce, e grazie ad un trattamento speciale può diventare commestibile. I ristoranti devono ricevere una certificazione per proporre nel menù il pesce palla. Ma il mercato clandestino in Giappone prospera, con effetti tragici per l'uomo. Al terzo posto un animale che già dice tutto, la rana freccia. È una piccola rana che vive nell'America centrale e meridionale, purtroppo al momento rischia l'estinzione a causa dell'opera di deforestazione da parte dell'uomo. Questa rana ha la caratteristica di sviluppare una tossina, che ricopre la superficie dalla pelle. Questa rana può essere di vari colori, ma quella in assoluto più velenosa, è quella di colore giallo. Il solo contatto da parte dell'uomo con la superficie della rana può provocare la morte. Per questo motivo la sua pelle veniva utilizzata per costruire le frecce per cacciare altri animali. Quindi, in questo caso, guardare ma non toccare. Al secondo posto, il delfino, un animale generalmente tanto amichevole con l'uomo, e protagonista di tanto show insieme all'uomo in tanti parchi acquatici. Animale intelligentissimo, e di grande abilità nel comunicare e nel fare gruppo con gli altri simili. Per questo motivo se incontrate dei delfini selvatici, non dovete essere certi che saranno amichevoli con voi. Dovete sapere che in gruppo, i delfini sono in grado di attaccare ed uccidere uno squalo. E se per qualche motivo decidono che siete una preda, allora meglio allontanarsi in un luogo sicuro. Quindi, non abbiate paura di incontrare e toccare un delfino in un parco acquatico, ma in mare aperto ci vuole molta prudenza. Al primo posto, un piccolo animale che nasconde un pericolo insospettabile, lo iori lento. Si tratta di un piccolissimo primate che non supera i 40 cm di lunghezza, e non pesa più di 2 kg. Il suo aspetto, dolce e mansueto di questo animale, che vive principalmente nel sud della Cina e nelle Filippine, non fa trasparire il fatto che è meglio non toccarlo. Lo iori lento è in grado di cospargere il proprio corpo, di una tossina incredibilmente pericolosa con cui cosparge se stesso ed i suoi piccoli. Quindi, se avete la fortuna di poterlo vedere dal vivo in quale zooparco, ricordatevi di non provare a toccarlo. Insomma ci sono tanti animali che sono molto carini da vedere, ma che nascondono grandi pericoli. E voi avete una brutta esperienza con uno di questi animali? Oppure siete stati attaccati senza motivo da qualche animale? Raccontateci le vostre avventure scrivendo un commento a questo video. Anche per oggi è tutto, ma prima di salutarci, non dimenticare di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video dedicato al mondo animale. Ciao da Zooplanet.